cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Iniziamo subito con la pagina dedicata ai nuovi progetti e andiamo in casa Disney, dove si prepara Christopher Robin. Si tratta di un film diretto da Mark Foster che racconta la versione adulta del compagno umano di giochi di Winnie the Pooh. Il protagonista avrà il volto di Ewan McGregor. Nella storia Christopher Robin è diventato un uomo che pensa solo al lavoro, trascura la famiglia e non si ricorda degli amici d'infanzia, quando Pooh torna a cercarlo perché lo aiuti a ritrovarli. Rimaniamo nel mondo della fantasia con Joe Johnston che dirigerà La Sedia d'Argento, nuovo episodio tratto dalla serie Le Cronache di Narnia. Il primo film, Il Leone, la Strega e l'Armadio, uscito nel 2005, era stato un grande successo al botteghino con un incasso di 750 milioni di dollari. Un po' meno bene erano andati i due film successivi, Il Principe Caspian e Il Viaggio del Veliero, usciti rispettivamente nel 2008 e nel 2010. La Sedia d'Argento dovrebbe uscire nel 2019. A proposito di seguiti, Michael Night Shyamalan sta preparando Glass, un progetto che sarà il seguito di due dei suoi film, il recentissimo Split e Unbreakable, con Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Robin Wright, uscito nel 2000. Sul set per Glass ci saranno Bruce Willis, James McAvoy, Anya Taylor-Joy e Samuel Jackson, che tornerà ad essere Mr. Glass. Il film arriverà nelle sale degli Stati Uniti il 18 gennaio 2019. Ci salutiamo con un appuntamento dedicato a Carlo Rambaldi, autore di effetti speciali che sono entrati nell'immaginario collettivo. Al premio Oscar, che ha creato personaggi come E.T. e King Kong, è dedicata alla mostra itinerante Arte e Cinema, che aprirà i battenti il 5 agosto alla Lamezia Terme, città calabrese dove l'artista trascorse gli ultimi anni della sua vita. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!